Forse colui che scioglie le membra e rende molli. Quindi Sì. è tutto È l'inizio, no? della Però anche teogonia. nuovamente. È l'inizio quando dice il padre di tutti gli dèi, mentre noi sappiamo che nel mito non era così. Non era il padre di tutti, e anche ci sono vari Eros è miti, ma Eros è figlio di allora Poros è di Poros e Penia, sì, ma è anche figlio di Afrodite, secondo i miti, capito? Perché il significato, le conseguenze di Eros, quali sono le conseguenze di questa passione? Di rendere la vita più dolce, però anche fa soffrire, sì, per ogni volta ricominciare, ma pure, senza amore. Dai, benvengano le sofferenze, anche proprio le pene d'amore fra partner, benvengano. Una vita senza sofferenze d'amore, Maro. Pene d'amore perdute. Perché uno sempre, stai sempre a contenerti, dico. Secondo me è Eros, figlio di? Poros e Penia. Poros vuol dire tutto, Penia nulla. L'assolutamente pieno, il ridondante, i raccolti sempre abbondanti, la fertilità nell'amore, la fertilità nella fantasia. La leggiadria, questo è. Penia invece è tutto quello che non riesce. È privazione. È privazione. Perché se tu sei vuoto puoi ricevere. Certo. Ma se sei pieno non puoi ricevere. Ecco perché sono indispensabili, dare e avere. Quindi il figlio posto. Di Poros, ex marito della Utzinger. Dai. Volevo amore semplicemente è una mentalità. Mentalità. L'altro giorno leggevo una scritta su un muro. Una mentalità. Una mentalità. Ma non dipende dalla mente, proprio non c'entra niente. Secondo Vabbè, me. Tu la senti così. Sì, l'altro giorno leggevo una scritta su un muro, a prescindere dal contesto, non era firmata. Mi ha fatto pensare molto. C'era scritto violenti per amore. Allora pensavo, si può essere violenti per amore, violenti per una voglia di libertà, di giustizia. Allora questa scritta mi ha fatto molto pensare, violenti per amore. Io penso che la violenza e l'amore in realtà sono due cose antitetiche. E quando diventa violenza, è malinteso amore. È cambiata divinità, è diventata era, è gelosia. Siamo Eros e Thanatos. Guarda che la morte è meglio della violenza. Sì, hai ragione. La morte è molto meglio della violenza. La violenza è un passaggio naturale. È la negazione. La violenza, l'aggressività sono tra l'altro non appartengono nemmeno. Io non vedo nessuno dei 12 dei del Pantheon olimpico che ha con sé. La violenza gratuita, perché Ares non è gratuita, Ares è la violenza uomo a uomo, non è neanche Ibris, non è neanche Ibris. Ibris è arroganza, ma non appartiene ai 12, è uno degli elementi all'interno. Non bisogna scendere più in basso, né altre divinità più sotterranee per trovare questa chiave. Allora la storia che ci danza tanti esempi di popoli che combattono per la loro terra e per la loro libertà, anche violentemente. Sì, d'accordo, ma non è amore. È un'altra dimensione. È un'altra dimensione. Sì. È coraggio, magari, e fa sempre parte di Ares. Capito? Lì le cose vanno insieme, però non è amore. Sono antitetiche. Tant'è vero che sono antitetiche, che Leonida alle Termopili, ecco. Quando gli persiani gli chiedono cos'è l'opposto della paura, non risponde il coraggio. L'opposto della paura, Leonida dice, è l'amore. I persiani rimangono talmente sbigottiti che lui ha il tempo da uscire, loro che erano 4.000 contro qualche centinaio 300. Di migliaia, escono, il primo attacco lo fanno gli Spartani, sono loro che attaccano per primi, facendo delle perdite enormi nell'ambito persiano, capito? Quindi dimostra, va bene, ci siamo allungati da morire, va bene, colpa mia. Sì, invitiamo Alessandro da Crissa, tenore di Nuovi Benvenuto, Talenti. Benvenuto. Alessandro è un tenore, devo dirti siamo abituati di solito a vedere dei tenori diversi. No, sapete una cosa, io che seguo la lirica perché mio padre era un camparito, sì, un marito, no, insomma, negli anni 50 erano diversi, adesso invece fanno anche dei tenori, come dire, in linea, no? Anche delle soprano, a volte invece si pensava che la voce veniva meglio se uno era sbagliato. E lui è il più magrolino che mi sia mai capitato di vedere. In realtà anche Carrera. Aspetta, il microfono non si sente perché questo. Scusa, e ci vuole quest'altro. Lo tengo io, dai. Diciamo, abbiamo avuto il grande Pavarotti, che è una voce splendida, ma c'è anche Carrera, che invece era esile di corporatura, come me, anche in altezza. Devo dire che adesso è diventato magro poi anche successivamente. Ha dovuto anche un problema anche di salute, leucemia. Però voglio dire, ormai si è affermata la cosa. Sì. Cioè, insomma, almeno questo è sicuro. Per avere la voce non bisogna necessariamente essere abbondanti. Poi ognuno ha il corpo che vuole, ovviamente.
freddo senza sole, cercando primavere di viole, nidi d'amore e di felicità. Senza lasciarmi un bacio, senza un addio partì. Complimenti vivissimi. Grazie. Poi guarda che qui niente preparato, ti sei accorto, no? Che sì, qui niente, nemmeno le scalette ci sono, cioè, per modo di dire. Infatti mi sto divertendo davvero molto. Senti, volevo dirti, da quanto tempo che studi? 8 anni. Con quale sono maestro? Sono diplomato, Claudia Sisca, è una mia insegnante di titolo argentina, io sono diplomato al Conservatorio di Cosenza, sì, e sì. Poi ho approfondito gli studi, diciamo, professionali e artistici, facendo anche il diploma alla Silvio D'Amico. Molto bene, molto bene. Grazie, adesso ve ne sentiamo. Allora, Alessandro Calabrone, è il momento del cinema. Con un film del 1981, un meraviglioso film in cui i protagonisti assoluti sono appunto l'amore incessante e il ricordo della felicità che questo comporta malgrado il trascorrere degli anni. Si tratta di Fantasma d'amore di Dino Risi con Marcello Mastroianni e Romy Schneider. Brevemente la trama, c'è un commercialista, Nino Monti, incontra su un autobus una donna che ha amato nella sua giovinezza, che si chiama Anna. Da un amico medico però viene a sapere che Anna è morta da 3 anni, dopo essersi trasferita a Sondrio. Nino ha occasione di andare a Sondrio e la rivede di nuovo. Si danno un appuntamento, lei sparisce. La rivedrà ancora vecchia disfatta a Pavia prima che le scompaia di nuovo. Quando Nino si ritrova improvvisamente in una casa di cura, ricompare l'Anna giovane nelle vesti di un'infermiera. Guardate, è una cosa.